Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Buonasera con la Serie A Team, buon divertimento da Cesare Barbieri. Per l'Inter c'è ancora la speranza di accedere ai preliminari di Europa League. Per l'Empoli questa è l'ultima giornata di una stagione che sarà ricordata a lungo. L'Inter gioca per sé, spera in una sconfitta della Sampdoria e gioca per Mauro Icardi, che segnando due gol salirebbe a 22 reti. Si parte con l'Inter che gioca il primo pallone. Decide per il dribbling, servito Hernanes con Mancino, palla deviata e poi la sventola di Icardi con la ribattuta. Palla profonda per Palacio, Palacio in area di rigore, Palacio, passi! E poi ancora Rugani anticipa Palacio e mette palla fuori. Di prima per Brozovic, il cross, Palacio! Alto! Si può partire. Il primo pallone del secondo tempo è dell'Empoli. Palla profonda per Icardi, al centro porta vuota Palacio, gol! Il gol dell'Inter con Rodrigo Palacio. Palla ancora per Icardi! 2-0 Inter, il lancio di Kovacic, 53esimo, 21 per Mauro Icardi. Palla larga, arriva Mario Rui, può crossare, viene fermato e poi c'è il gol, lo segna Michelizze, 1-2. Gol di Michelizze al minuto numero 59. Al centro, attenzione per Verdi, poi il tiro, il 2-2, il pareggio dell'Empoli, il gol del 2-2 lo segna Manuel Pucciarelli. Portata davanti Fiori, palla per Palacio, centro c'è Icardi, Palacio per Icardi, errore incredibile, ha calciato col destro all'interno dell'area piccola. Verdi 3 contro 2, Michelizze, il miracolo di Andanovic, arriva Verdi, poi va da Gattomo, entra in area di rigore, il cross, Icardi ancora, il tiro, il gol, ha segnato Brozovic, 70esimo, ha segnato Brozovic per l'Inter, il gol del 3-2 per Brozovic, il gol numero 1, riceve Palacio, l'appoggio per Hernanes, Icardi, e sono 22, 4-2 Inter, 22 per Mauro Icardi, capocannoniere della Serie A con Luca Toni. Per Michelizze, palla profonda dentro per il taglio di Pucciarelli, Pucciarelli rientra, Pucciarelli, Michelizze, che gol! 4-3, ha segnato Michelizze, il gol di Evan Michelizze, il quarto in stagione. La partita finisce qua, Internazionale batte Empoli 4-3.